Cosa prova per te, cosa ti vorrebbe dire, insomma, come funziona la vostra storia? Qual è il legame? Cosa prova per te questa persona? Mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così riceverete la notifica dei nuovi video. Seguite su tutti i canali YouTube e vi ricordo che sul canale vi potete abbonare, abbonati, abbonati. Allora, partiamo. Quindi, la prima stesa è la stesa della stele. Quindi, cerchiamo di capire, quindi, che cosa prova per te questa persona, che cosa prova per te questa persona, che cosa, diciamo, che intenzioni ha. Ecco, diciamo così, quali sono le sue intenzioni? Tu quindi concentrati su una persona, salutiamo Chiara, concentrati su una persona perché è molto importante per attivare la sincronicità, concentrarsi su una persona. Questo è un punto fondamentale. Se volete attivare, diciamo, gli eventi sincronici, dobbiamo stimolare gli eventi sincronici, ovviamente, altrimenti le cose non funzionano, quindi vanno stimolati gli eventi sincronici e noi possiamo stimolarli attraverso il nostro stesso pensiero, perché il pensiero ci consente di, diciamo, di sviluppare, se vogliamo, come possiamo dire, un legame. Quindi, dopodiché, scegli o il Buddha, che è la prima stesa, puoi scegliere il Buddha. Oppure la seconda stesa che è la piramide che è la seconda stesa, e poi abbiamo la terza stesa che è la stele, quindi Buddha, piramide o stele. Allora, partiamo quindi con la stesa del Buddha. Che cosa si aspetta da te? Come ti vede? Che cosa si aspetta da te? Come ti vede, quindi vuol dire come ti vede, non che ti vede con gli occhiali o senza occhiali, che intenzioni ha fondamentalmente, come vede la vostra relazione, ovviamente. Salutiamo la nostra grignettina, Green Apple, salutiamo la nostra grignettina, Green Apple, quindi come ti vede, che cosa prova per te. Bene, allora partiamo con la prima stesa, che è la stesa del Buddha. E utilizziamo per questo gli arcani maggiori dei tarocchi. Utilizziamo gli arcani maggiori dei tarocchi. Salutiamo Rosy. Vediamo che cosa prova per te utilizzando gli arcani maggiori dei tarocchi. Allora, mescoliamo le carte e andiamo a vedere che cosa prova per te utilizzando gli arcani maggiori dei tarocchi. Allora, tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Scegliamo le prime tre carte degli arcani maggiori dei tarocchi. Abbiamo la papessa, quindi prova una profonda passione per te, c'è una profonda passione. Ha un giudizio positivo però nei tuoi confronti e possiamo dire che anche va comunque alla ricerca di stabilità. Diciamo che salutiamo la nostra Sissi, quindi ha una passione per te, ha un buon giudizio per te e va alla ricerca di qualcosa di stabile, non diciamo una one night stand se vogliamo, ma un qualcosa di più stabile. Vediamo la vecchia Sissi, vediamo cosa ci dicono i tarocchi, vediamo cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho, cosa ci raccontano i tarocchi Zen di Osho? Che cosa prova per te? Come ti vede? Vediamo cosa ci raccontano i tarocchi Zen di Osho. Allora, scegliamo le prime tre carte anche dei tarocchi Zen di Osho e vediamo cosa prova per te. Allora, la forza, quindi potenza, virtù, intelligenza.
Quindi è una persona single, abbiamo ora di spade che celibe, è una persona comunque single, e cioè single, non è uno già, non è il fidanzato sposato, insomma, quindi è una persona che potrebbe andare bene perché non è il fidanzato sposato, e diciamo, e ci sarà la strada, uno spazio, qualcosa, comunque farete un percorso comune in qualche modo, quindi ha un buon giudizio, se vogliamo, veramente un buon giudizio nei tuoi confronti. Ma cerchiamo di capire qualcosa in più utilizzando le sibilline di Lenormand. Vediamo cosa ci dicono le sibilline di Lenormand. Abbiamo anche la nostra Rosy, la donna cuciniera. E vediamo, vediamo, questa che mangia come una zampogna. Poi abbiamo Roxy Rosa, il suo canale, Pepe Rosa, cucina naturale. Se invece volete fare una cucina sana per non ingrassare come delle zampogne, iscrivetevi al canale Pepe Rosa, cucina naturale di Roxy Rosa. Allora, tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Scegliamo le prime tre carte. Allora, abbiamo... Beh, interessanti queste carte. Allora, abbiamo la montagna, l'albero e l'orso. Quindi, sicuramente... Diciamo, l'albero rappresenta le radici, è una persona che comunque ha le sue radici, ha le sue aspettative, quindi non è una persona, non è un catramista, diciamo, non è una sciampista. Poi abbiamo anche l'orso. L'orso invece ci rappresenta la solidità, la potenza, il coraggio e delle sfide da superare con la montagna. Quindi direi che le cose vanno, direi una buona stesa questa. Vediamo un po' cosa, qualche suggerimento da parte dei tarocchi Zen di Osho. La vecchia è uscita senza far colazione. Meno male che non mangi. Meglio mangiare poco. Esatto, da anziani mangiate poco. Brava, brava. Vediamo cosa ci dicono. Allora, beh, datti delle possibilità. Non correre e cerca di essere una persona matura. Queste sono un po'... la stesa della piramide. Ma passiamo alla seconda stesa. Quindi è vero, da anziani dovete mangiare poco, meno mangiate meglio è. Passiamo alla seconda stesa, che è la stesa della piramide, ed ecco qua la stesa della piramide. Quindi, come ti vede, cosa prova per te? Abbiamo la stesa della piramide. Come ti vede? Cosa prova per te? Mescoliamo le carte. Vediamo un po' cosa ci raccontano. Abbiamo... Beh, insomma, buona anche questa. Oh, oggi abbiamo tutti fortuna. È comunque, diciamo, una persona concentrata su se stessa, chiusa su se stessa, che fa un percorso di crescita interiore, ti vede come un progetto, le stelle, e... Diciamo, ha anche una buona opinione di te, una buona opinione legata alla tua morale, legata alle cose che fai. Quindi l'opinione, diciamo che è un'opinione buona nei tuoi confronti, non ti vede sicuramente come una sciampista fondamentalmente, non ti vede sicuramente come una donna negativa, ma ha una buona opinione di te e ti vede come la sua stella, la possibile stella, quindi un possibile progetto. Cerchiamo di capire, di approfondire un attimino con i tarocchi. Nel frattempo, ovviamente, iscrivetevi al canale, attivate la campanella, così potrete seguire i nuovi video. Se volete fare una donazione al canale, dare un sostegno al canale, potete farlo cliccando sul tastino col dollarino. Se volete abbonarvi, potete farlo cliccando sul tastino abbonati, usufruire dei vantaggi di abbonamenti. Prima di rientrare mi prendo un bel cornetto. Beh, se vuoi un cornetto, cara Sissi, basta che esci con un libertino. E di cornetti te ne fa tanti. Tra l'altro anche gratis, eh? Quindi se vuoi risparmiare sui cornetti, cara Sissi, inizia una storia con un libertino. Vedrai che ti riempirà di cornetti e non te li farà neanche pagare, tra l'altro. Quindi risparmierai sui cornetti. Abbiamo la città. Quindi è una persona, diciamo, un cittadino.
il passato, quindi potrebbe essere una persona con la quale c'è un legame karmico, che proviene dal tuo passato di altre vite magari, e sarà comunque un buon successo. La stesa della stele non è ancora stata fatta, perché siamo adesso alla stesa della piramide, che è la seconda stesa. Vediamo cosa ci dicono i tarocchi, cioè le sibille di Lenormand. Cosa ci raccontano le sibilline di Lenormand? Cosa ci raccontano le sibilline di Lenormand? Tagliamo le carte, tagliamo e vediamo un po'. Allora, abbiamo, interessante, sono sempre, abbiamo l'anello, l'albero e i pesci, quindi direi che la fortuna ride, anello, alberi e pesci. L'anello ovviamente rappresenta l'impegno, l'albero la solidità, abbiamo già detto le radici, e i pesci rappresentano anche la fortuna. I pesci rappresentano anche la fortuna, rappresentano anche una persona, diciamo, importante, attraente, intelligente, pragmatica, sicura, sincera. E poi i pesci rappresentano ricchezza, abbondanza. E insomma, una bella stesa. Abbiamo la vecchia, salutiamo la vecchia. È arrivata anche la vecchia, salutiamo anche la vecchia. E poi, vecchia di nome e di fatto, abbiamo la vecchia di nome e di fatto, perché abbiamo Sissi che è vecchia soltanto di fatto, ma non di nome, e la vecchia che è vecchia di nome e di fatto. Allora, vediamo quindi un suggerimento da parte dei tarocchi. Salutiamo Elisa. Salutiamo anche Elisa e mettete un like, iscrivetevi al canale, attivate la campanella così riceverete la notifica dei nuovi video. Seguitemi su tutti i canali YouTube e vi ricordo di abbonarvi al canale. Allora, mescoliamo le carte, tagliamo le carte. No, abbiamo, impara anche a vivere da solo, impara a essere single e rifiorirai di nuovo, dopo un periodo negativo, rifiorirai di nuovo e parteciperai tranquillamente a una bella relazione. Bene, qua stiamo andando bene. Passiamo alla terza stesa, che è la stesa della stele. Finalmente è arrivata la stesa della stele. Passiamo alla stesa della stele. Come ti vede? Cosa prova per te? Come ti vede? Non che ti vede bene perché si è messo gli occhiali o perché si è messo le lenti. Come ti vede? Perché, diciamo, come cosa pensa di te, come ti vede come persona. Questo è ovvio, ovviamente. Mescoliamo le carte. E vediamo un po' che cosa ci raccontano i tarocchi, gli arcani maggiore dei tarocchi. Bella anche questa stesa. Abbiamo il giudizio positivo, quindi ha un giudizio positivo, non ti vede come una sciampista, ha un progetto e è una persona che sa gestire le emozioni. La temperanza uscita dritta è un po' una persona che sa gestire le sue emozioni, ha il controllo delle sue emozioni, non è una persona, non è una checca isterica, se vogliamo, ma è una persona che sa gestire al meglio le sue emozioni. E abbiamo anche le stelle, abbiamo la temperanza, abbiamo il giudizio positivo. Quindi diciamo che, come vederti, ti vede come una persona intrigante, ti vede come una persona interessante. Ma vediamo, sì, le stese vanno bene, direi che è positivo. Vediamo un po' che cosa ci raccontano invece i tarocchi esoterici. Cosa ci raccontano i tarocchi esoterici egizi? Cosa ci raccontano i tarocchi esoterici egizi? Tagliamo e scegliamo le prime tre carte. Il sole, accidenti, la donna di campagna potresti essere tu, e il mago, l'inizio. Quindi
ti vede come una donna di campagna, fondamentalmente, cioè una donna di campagna, però non vuol dire una burina, vuol dire una donna onesta con delle virtù. La donna di campagna è una donna onesta con delle virtù, ti vede come una donna onesta e virtuosa, però ha anche il sole, quindi c'è una buona possibilità, e abbiamo anche il mago, che è un punto di partenza fondamentalmente. Ti vede come una donna di campagna, quindi una campagnola, diciamo. Allora, beh, d'altra parte, vediamo le sibilline di Lenormand. Cosa ci raccontano le sibilline di Lenormand? Cosa ci raccontano le sibilline di Lenormand? Ma che fine ha fatto Pippoli? Cosa gli hai fatto, Sissi? Perché non c'è Pippoli? Che hai combinato a Pippoli? Dove l'hai lasciato? Perché Pippoli non è più lo stesso da quando ha iniziato questa relazione con Sissi, non è più lo stesso Pippoli, è cambiato, è cambiato. Allora, vediamo cosa ci raccontano le sibilline di le stelle, il gentiluomo e il battello. Pensa a te. Allora, il battello rappresenta comunque un viaggio, un nuovo prospettivo, un cambiamento. Rappresenta comunque una persona ottimista, perseverante, generosa. Le stelle, diciamo, rappresentano anche qua una situazione di fortuna, prosperità, diciamo, e il gentiluomo rappresenta il gentiluomo, una persona che comunque ha un suo vissuto e vuole, diciamo, e vuole sviluppare. Esatto, comincia la nostra grenettina, lo sfinisci di notte. Ma la notte no, come diceva una canzone, ma la notte no. Vediamo un po' qualche suggerimento anche per te. Il Pippoli è un pigrone. No, secondo me che pigrone, il Pippoli avrà il pippolo consumato, perché la Sissi li consuma il pippolo. Praticamente il pippolo del Pippoli sta alzando bandiera bianca, oramai è lì in arresa, totalmente arreso. Il pippolo del Pippoli è consumato, si sta nascondendo. Bene, vediamo un po' cosa ci dicono i tarocchi Zen di Osho, cosa ci raccontano i tarocchi Zen di Osho, cosa ci raccontano i tarocchi Zen di Osho? Devi avere fiducia in te stessa, non devi avere sensi di colpa per il passato e diciamo, mantieni la tua riservatezza. Questi sono i suggerimenti da parte dei tarocchi Zen di Osho. Quindi metti un like, iscriviti al canale, attiva la campanella, così riceverai.